Nei circuiti in corrente alternata, la forza elettromotrice varia con un andamento sinusoidale oppure cosinusoidale, e lo stesso di conseguenza fa la corrente elettrica. Per esempio, nel caso della spira di un alternatore che ruota in un campo B con velocità angolare omega costante e quindi cambia continuamente l'angolo di incidenza del campo B attraverso la spira, alfa uguale omega t. Per la legge di Faraday-Neumann-Lenz, questa, si genera una femma alternata data dalla rapidità di variazione del flusso di B attraverso la spira, flusso di B che è il prodotto scalare B per S, quindi BS per il coseno di questo angolo omega t, che è l'angolo tra il campo B e il vettore superficie della spira. Facendo la derivata e cambiando di segno, risulta una FEM sinusoidale del tipo F0 per seno di omega t, dove F0 è BS omega. Nei circuiti in corrente alternata, certe grandezze fisiche, come la potenza elettrica istantanea dissipata da una resistenza, sono grandezze quadratiche nella corrente elettrica e il loro andamento, in questo caso in colore rosso, è la potenza elettrica dissipata dalla resistenza. È un andamento oscillante che va come il quadrato di sen alfa, cioè di seno di omega t. Quindi è un andamento oscillante del tipo sen quadrato di omega t. Siccome questa oscillazione avviene 50 volte al secondo, conviene ricorrere al valor medio di questa potenza dissipata, valor medio in un periodo, che è appunto la potenza istantanea mediata su un periodo. E si dimostra che questa potenza media è metà della potenza massima ed è indicata nel grafico da questa linea verde, mentre invece la potenza massima è RI0 alla seconda, essendo I0 l'ampiezza dell'oscillazione della corrente elettrica, che il valor medio di questa grandezza oscillante come sen quadro sia metà della potenza metà del valore massimo è logico, perché queste mezze oscillazioni al di sopra del valore medio sono uguali alle mezze oscillazioni al di sotto. Dal punto di vista fisico-intuitivo vuol dire che è come se invece di avere una grandezza fisica oscillante, la potenza in questo caso, si avesse una potenza costante, quindi una dissipazione costante, come se la corrente fosse continua. E questo valore di dissipazione costante è esattamente metà del valore massimo. Dal punto di vista della potenza media dissipata, questa formula viene interpretata come se la corrente fosse continua e di valore efficace dato da I0 su radice di 2, che significa che invece di considerare una corrente oscillante, sinusoidale, immaginiamo che la corrente sia costante, quindi una corrente continua di un certo valore efficace che dobbiamo trovare, tale, questo valore efficace, tale da dissipare la stessa quantità di energia media nel tempo, cioè sostituiamo la corrente oscillante con una corrente continua che deve dissipare la stessa potenza media, secondo questa formula qua, immaginando adesso appunto una corrente continua e una potenza dissipata pure continua, costante. Allora, dal confronto fra queste due formule, si vede che questa corrente continua ha il valore efficace dato da I0, il valore massimo, cioè questo, I0 diviso radice di 2, circa 0,71 I0. Più in generale, tutte le grandezze quadratiche, che si comportano come la potenza dissipata, quindi che vanno come sen quadro di omega t, vengono immaginate come grandezze continue, come abbiamo fatto per la potenza dissipata, grandezze continue pari al loro valore medio, che è metà del valore massimo. Invece tutte le grandezze oscillanti, come la corrente, quindi oscillanti del tipo sen omega t, compresa la corrente stessa, pure vengono considerate come se fossero continue e il loro valore efficace è il valore massimo, cioè l'ampiezza, diviso radice di 2. Dunque tutte le grandezze quadratiche proporzionali a sen quadro di omega t diventano continue con un valore pari a metà del valore massimo. E tutte le grandezze, come la corrente, quindi proporzionali a seno di omega t, diventano continue e pari a
al valore efficace, valore massimo diviso radice di 2. Qui infine c'è la dimostrazione che le grandezze oscillanti, come la FEM e la corrente elettrica del tipo seno di omega t, quando vengono elevate al quadrato, quindi diventano grandezze quadratiche del tipo sen quadro di omega t, danno un valore medio pari a metà del valore massimo. Qui si calcola il valore medio e poi si risolve l'integrale per parti. Al termine di tutto il calcolo viene fuori che il valore medio di queste grandezze quadratiche è la metà del loro valore massimo.